andai alla produzione e disse: buongiorno, buongiorno. Non sapevo che bollevo in pentola. Il produttore Turi Vasile mi disse: ha visto il film? Sì? Come intende procedere? No, lì, sempre in tempo reale, lì non ti puoi dire, ne possiamo parlare domani? Sì, guardi, oggi è mercoledì, dottore. Se potessi rivedere il film oggi pomeriggio, domani giovedì e venerdì ci lavoro, sabato e domenica, lunedì ci vediamo, le faccio ascoltare qualcosa. Risposta. Sono le 10:10, alle 2 dove ci vediamo per sentire il tema. Hai capito? Perché io non sapevo tutto quello che non era al corrente. Però un miliardesimo di secondo, anch'io, sempre in tempo reale, realizzai. Ma se io propongo 2 giorni, 3 giorni. In America si prendono 1 mese, io mi prendo 48 ore e questo mi propone 2 ore. Voi vedete che c'è una ragione sotto. Allora che mi metto a discutere? Non ero mica Stelio Cipriani, ero Cipriani, Stelio che era un professionista che faceva quel lavoro lì, quel mestiere lì. Mamma sarta, in casa, dove poi in casa c'erano 4 macchine da cucire, ve l'immaginate voi, la sera, vi ricordate quella pedale, tron, 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 erano delle macchine infernali, in questa stanza, un salone, c'era mamma e mia madre che tagliava la stoffa per i vestiti, queste 4 ragazze, tu, 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 tu. E c'era anche un pianoforte, pianoforte verticale dove io studiavo, c'ho Bach, Beethoven e tutte le cose c'era. Per sentire il pianoforte dovevo contrastare questo rumore, questo chiasso di queste 4 macchine che sferragliavano, capito? I preludi. Poi c'era Chopin. Sera ed era ciao ciao. Oppure era sempre volare. Successe che una sera, mentre noi suonavamo, venne un signore, venne da me, sta al pianoforte, signore, ancora non ricordo, calvo, Pino Moschini, Pino Moschini. Dice: vi devo parlare. Questo Moschini ci ha proposto di suonare per 6 mesi su una nave da crociera che partiva da Genova, andava a New York. Da New York partivano le crociere nel Mar dei Caraibi. Sembrava un film, diciamo 19 anni, 20 anni. E mentre camminavamo, improvvisamente apparve alla nostra sinistra la Statua della Libertà. Era vera, non era più al cinema, buone fotografie. Noi camminavamo e c'era la Statua della Libertà. Correva alle 7, 7 e mezza di mattina, subito sul ponte, la nave stava, avevamo New York, vedevamo giù in fondo i grattacieli, come nelle fotografie, sai, è una vista per un ragazzo giovane, che noi praticamente a quell'epoca lì, a Trastevere, il massimo dello spostamento, il massimo dello spostamento era da Roma a Ostia. C'erano Nino Rota, Trovajoli, Ortolani, Piccioni, quelli che facevano film, la generazione avanti a me. E io frequentavo quelle sale, quelle registrazioni come pianista, diciamo, il clavicembalo, la celesta, come tastierista, però ho fatto 3 film come orchestrale, insomma, 3 film di Nino Rota e Fellini e vedevo il rapporto, il dialogo che c'era tra Fellini, Nino Rota dirigeva Carlo Savina. Poi un Trovajoli, Trovajoli, Ettore Scola, Dino Risi, che poi
sono registi con i quali io lavorerò, Fellini no, Minorizzi sì, eccetera. Quindi è lì che impari il mestiere, perché noi non sono alla scuola di colonne sonore, la devi apprendere lì, rubare lì con le orecchie, con gli occhi, e poi quando tocca a te devi mettere in funzione tutto quello che hai assorbito, quei requisiti che hai recepito, quelle piccole esperienze che rubando qua e là. Alla Ricordi, a Piazza Venezia, dove lì incontro Thomas Milian, altro segno del destino, che avevo fatto tutto meno che cinema, e Thomas Milian mi chiede se mai avessi scritto un Degheio, e ho scritto mai. Ero un pianista, ero arrangiatore, direttore d'orchestra, compositore niente, categoria zero. E anziché dire sì o no, avrei dovuto dire no, perché non avevo mai scritto niente, però se dicevo no, diceva, vabbè, non hai scritto, riesci a creare. Se avessi detto sì, siccome era il pianoforte, lui stava lì davanti a me, io mi avessi chiesto di suonarlo, non sapevo che suonare. Io risposi senza pensare così, spontaneamente, perché? Come per dire perché avrei dovuto scrivere un Degheio. Io dissi perché? Infatti io dissi, no, mi ripeto, c'è un perché che cambia la vita. Perché ti cambia la vita? Che lui mi spiegò perché. Io vengo da Madrid, lui essendo attore. Non era in monnezza, attenzione, era un attore che veniva da Hollywood, grande attore, aveva 34-35 anni, era un po' più grande di me, era noto, era notissimo, lui era noto, io un pianista lì. E io domani sabato, sabato mattina, era venerdì, dice se domani mattina mi fai una lezione, mi fai ascoltare qualcosa, io ti porto con me a Madrid, perché siccome sei bravo, ti sento, suoni bene. Se vieni a Madrid con me, ti presento alla produzione, stanno cercando un musicista per una colonna sonora. E la notte non ho dormito, piano piano, tutta la notte a inventarmi un Degheio. Sapevo che il Degheio era questo. Si trattava di mettere melodia. Avanti, andiamo, un piccolo dettaglio, dico Thomas, fermo lì, musica c'è, è piaciuta, io ci sono, l'aeroplano si paga, io non tengo dinero, non tengo dinero. Partimmo e quella sera, finalmente, per la prima volta, sai, le mecche mentali, mi trovai lì finalmente uno schermo. Il regista mi disse: adesso l'ultima scena finale, Thomas Milian con la sua donna vengono prigionieri, con ricordo, fatti prigionieri, poi lei si scioglie Thomas Milian, si liberano, c'erano i messicani lì con i fucili, le cose, lo prendono i cavalli, vanno, insomma, la scena finale, c'è un pianoforte così, c'era la produzione, il regista, tutti quanti, ovviamente anche Thomas Milian, e io, Eugenio Martini si chiama, io ti dico, vai, adelante, vamos. E pensa, e io cominciai, plin, 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 un'emozione indescrivibile sentire la mia musica, era mia poi, piacente o non piacente, era la mia musica. E le immagini che prendono corpo, capito? Io già poi mi immaginavo che la prima volta era quella tromba, l'orchestra sotto che faceva la tromba, papi, papi, papi. Ma il regista devo sapere, lo devo svuotare, devo entrare in lui. E sapere quello che lui, se fosse un musicista, secondo me sarebbe il migliore musicista del suo film. Pensate voi se di noi Fellini, ecco, invece di rivolgersi a Nino Rota, perché Fellini io c'ero, l'ho visto nelle sale, lui fischiava. Nino Rota aveva il dovere, tra virgolette, dovere professionale, di recepire quello che lui fischiava, metterlo in musica, orchestrarlo e andare avanti. Per cui facevano più o nemmeno quello che il regista suggeriva, lui lo metteva in musica. E questo è il connubio migliore, capito? È inutile che tu fai, che fai Stravinsky, che fai Wagner, che fai Mahler, capito? Senti il regista quello che vuole un valzer, devi fare un valzer. E lui dice, ma io farei un tango. No, se ti chiede un valzer,
perché lui, se fosse il musicista del suo film, comporrebbe un valzer. È chiaro il concetto. Una volta dissi a Dino Risi: come ti piace questa musica? Come la trovi? Bella, brutta? Una volta, poi una volta intervenne e dice: senti, non mi devi più chiedere se la musica è bella o brutta. Perché? Perché nel cinema la musica non deve essere né bella e né brutta, deve funzionare. Deve essere funzionale, deve funzionare. Tu non mi dici se è bella o brutta, tu la sentiamo, va bene, arrangiala, registrala, andiamo in sala, sentiamola con l'orchestra e l'immagine. Dopodiché io ti dico, se mi ha dato emozioni, vuol dire che la musica ha funzionato. Non che era bella, ha funzionato, è stata funzionante. Se non funziona, non mi dà emozione, non devo dire che è brutta. Non funziona. È la stessa cosa. È come dire brutta, no? Però lui non voleva usare questi due aggettivi, bello o brutto, ma bensì funzionante o non funzionante. A noi veneziano occorrerebbero più minuti di quanti, perché è una storia. Le musiche erano state già fatte, già realizzate da un altro collega, non funzionavano, non erano brutte, non erano neanche belle, non funzionavano. Vedi, Dino Risi aveva ragione, non era talento al fotografico. Dopodiché fu stabilito, a mia insaputa, che io non esistevo ancora, che le musiche andavano rifatte. Non era il caso di richiamare lo stesso maestro, in questo caso conviene, perché lo stesso mese che fa, già l'ha fatte, se le rifà, che si inventa, capito? Allora il film era all'1:35, la mia somma meraviglia, io vedo il film alle 8 del mattino, benissimo, il film, alle 10 vado in produzione per prendere contatto con la produzione, che non sapevo che le musiche erano state fatte, non sapevo niente, avevo solo visto un film e speravo che io facessi le musiche, quindi dovevo ubbidire. Alternativa era chiamiamo un altro, non so se, per me era impensabile, dovevo farlo io perché, sai, il cane quando c'è un osso, perché che io ero attaccato, all'epoca c'era un cachet, poi, a parte i diritti d'autore, che prendevo all'epoca 300.000 lire, ma per me 300.000 lire era il sole, la luna, le stelle, era tutto, perché ero ragazzo, giovane, ero in ascesa, capito? E davo alla famiglia e scuole. La pigione, il telefono, che sai quelle cose lì, ero già un padre di famiglia, era importante. E, a che ora? Dico, va benissimo, capito? Andai a casa di corsa, io non fumo, non bevo, nonostante aver fatto il da pavone, il piano bar, il mondo, le navi, non fumo, non bevo. Prendo un caffè, non s'apre il pianoforte, vedi, questo è un pianoforte, se lo metto qui, no, questo è un altro pianoforte, lo metto su una tazzina di caffè, questo non s'apre, è una mania, ognuno pensi quello che vuole. E apri questo pianoforte e avevo poche ore, alle 2 dovevo essere in sala di registrazione a far sentire i demi a Tullio Vasile, al regista Enrico Maria Salerno. Qui tutto il classico, qui c'è poco da pensare, mi ricordavo Florinda Borca, moglie e marito. Il tema, moglie e marito separati con un figlio, lui a Venezia, lei a Ferrara, rifatta una vita, ce la crede, quindi romantico sì, ma non troppo, come si dice, però sempre, poi passare, cominciava a suonare un po' l'atmosfera e poi thank you.
questo. Già ho pensato che Tita da Tita è stato l'oboe. Tita da Tita, poi di il flauto, capito? E poi, poi dopo c'è la variante violini, orchestra, capito? Io mentre suonavo già pensavo alla realizzazione orchestrale. Venezia che muore, una cosa che muore è triste, triste musicalmente, mi riporta a tristezza di Chopin, che Chopin non ha scritto tristezza, Chopin ha scritto gli studi, il secondo studio in Mi maggiore, e poi siccome era un po' triste, cioè qualcuno l'ha intitolato tristezza, come Beethoven non ha scritto mica Chiaro di Luna, lui ha scritto la sonata opera 27 numero 2 in do diesis minore, non so se c'è, e loro danno questi titoli, da mica Chiaro di Luna, per Elisa, hanno capito? E c'era questo studio che faceva triste mio cuore, eccetera. Io poi, essendo questo in Mi maggiore, io combinazione, già in precedenza ho scritto il tema dell'amore in Mi maggiore, non mi andava di ripetere la stessa tonalità e mi portai in Fa maggiore. Allora fui un po' leggermente furbetto, adesso lo dimostro, non c'è nessuna cosa, sono onesto. Chopin sarebbe stato questo. Io che faccio? Vedete, adopero queste tre note. Adoperando queste tre note potevo incorrere nel plagio. Invece parto da quest'altra nota. Non è Chopin. Questa la invento io. Però prendo di Chopin, non è che le prendo. Parto da qui. E riecco le tre note di Chopin. Ma non è plagio. È rispetto. Io non lo intendo, lo leggo rispetto. Utilizzo queste tre note, non sono tre note, non è Chopin, cioè, sono mica tutte di Chopin. Invento quest'altro tema, il tema su Venezia che muore. E qui Cipriani, Chopin non è più, capito? Non è che io sia più bravo di Chopin armonicamente, per carità di Dio, avete notato insomma che io ho sempre quei piedi per terra. Però questa è la realtà. Chopin non mette un sol nona con la sensibile al basso, musicalmente parlando, capito? Cipriani sì, ma perché è spontaneo, perché quando componi fai i calcoli dell'armonia, suoni applicandola inconsciamente e consapevolmente l'armonia. Ripeto. Thank you.
Io sono consapevole di aver fatto una cosa funzionale, che stiamo a parlare di oltre 40 anni di distanza. Ogni volta che lo sono molto volentieri. Quando faccio i concerti, la gente non si alza se non suoni Ennio Morricone. La ragione c'è, capito? Perché se no non si spiega altrimenti. Invece di dire, ha fatto Ennio Morricone, vabbè, benissimo. Suonaci un'altra, fai la polsina in casa, fai un'altra cosa, suonaci Rosamunda, capito? Suonaci Zazà, io la suono, eh. E se Zazà, no? Rosamunda. Suono tutto io, capito? Però no, Anonimo Veneziano. Dopo 13 mesi smontarono Anonimo Veneziano e andò nel 71, l'anno successivo, la Polizia ringrazia, stette 9 mesi. E dopo questi 9 mesi, nel frattempo infatti giravano, la polizia sta a guardare. La polizia sta a guardare, ebbi questa idea del moto a luogo delle pantere che perlustravano Roma, ed era un po'. C'era questo tormentone che funzionava, ecco, non era bello, funzionava, riprendendo sempre i discorsi di Dino Risi, perché era questo che funzionava e sotto c'era questo fatto dai bassi, anche i timpani, hanno questa profondità, questa gravità della cosa. Io non ho rapporti con nessuno. Perché nessuno ha rapporti con me. È automatico, no? Sarebbe assurdo che io non avessi rapporti e gli altri invece rapporti con me. Veramente strano. Io sto qui, faccio quello che devo fare, quello che ho fatto, e ho composto una messa per Santo Padre, per Sua Santità Giovanni Paolo II. Io non ho, come si chiama? Non so neanche come si chiama. Oh, no, computer, computer, non tagliare niente così, con tutta la mia esitazione. Ho un telefono, che eccolo, posso mostrarlo? Costa 40 euro, perché è chiuso. Ha un suono, brin brin brin, io faccio così, pronto e parlo con il mondo. Finita la conversazione, chiudo. Dico, ma tu. Sai che col computer puoi sapere quello che succede in Papua Asia, quello che sta succedendo per esempio a Honolulu? E rispondo volgarmente, ma a me non me ne frega niente, a me mi interessa aprire questa cosa qui e comporre l'ultima cosa che ho fatto. Thank you.
capito che c'è uno scandalo? Questo è il piano, c'ho lì il disco, c'ho la fotografia con lui, te la faccio vedere. Ma che altro c'è? Questo sto io. La grande andiamo. Questa deve essere la copertina del libro.